Ciao a tutti amici e benvenuti in un nuovo unboxing! Eh sì, dai, sono tornati gli unboxing. Ormai andiamo verso la stagione fredda, le nostre uscite rallentano sempre di più, ma non si fermano. Io personalmente continuo ad andare a pesca almeno uno o due volte a settimana per due motivi. Uno, perché in bass si alimenta ancora e quindi si fanno anche belle catture e anche di dimensioni importanti. Numero due, per fare i test per i prodotti che mi arrivano in questa fine stagione per prepararmi al meglio in vista della prossima stagione. Oggi sono arrivati dei prodottini veramente super che vi vado a far vedere subito! Oggi amici vi parlo di un prodotto e di un marchio veramente molto conosciuto in Giappone, ma anche qui in Italia, soprattutto per i pescatori un po' anziani come me che lo conoscono da tanto tempo, che si chiama ZipBait. ZipBait è un'azienda che fa prodotti molto molto dettagliati, molto rifiniti, in totale Japan style proprio. Sono dei perfezionisti e fanno dei prodotti che sono molto conosciuti e molto catturanti. È un prodotto un po' introvabile, nel senso che hanno poco magazzino, fanno poco stock, quindi è difficile trovarlo in vendita. Ma già da quando voi vedrete questo video sarà disponibile in Italia qualche pezzo e speriamo che dal prossimo anno sia distribuito in tutti i negozi italiani che vendono prodotti per i bass fishing. ZipBait fa pochi prodotti ma fatti veramente molto bene. Io oggi vi farò vedere quelli che sono già presenti, che potete già acquistare, che potete già andarvi a godere in acqua. Perché? Perché il bass fishing ovviamente non è fermo, il bass mangia ancora e soprattutto i minnow, cioè i jerk suspending, sono una delle esche migliori in assoluto in inverno, in particolare in acque trasparenti. E ZipBait fa dei prodotti e fa dei minnow veramente top proprio per questo periodo dell'anno. Cominciamo con il minnow per eccellenza di ZipBait, che è l'Orbit. L'Orbit viene fatto in tre misure, 90, 110 e 130. Questo è il 90. Come vedete è un artificiale estremamente curato nei dettagli. Questo è un artificiale che io ho già usato, ho già testato, ho già provato e guardate anche dopo diverse ore di acqua com'è perfetto, ancora rifinito, le scaglie come verniciato, è assolutamente perfetto. Ha una silhouette, una forma bellissime e delle ancorette di dimensioni importanti e di altissima qualità. Io adoro gli artificiali che hanno delle ancorette di alta qualità, significa che sono molto curati e soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che molti artificiali noi potremmo catturare un pesce di dimensioni molto importanti, quindi se abbiamo un pesce di dimensioni importanti le ancorette buone ci permettono di penetrare molto bene all'interno della bocca del bass e quindi a riuscire a salparlo. Se abbiamo un artificiale che lavora sì bene ma delle ancorette scarse, rischiamo di andare a perdere inesorabilmente il bass. Il nostro Orbit fa un movimento fantastico, lanci molto lunghi, all'interno c'è un sistema chiamato Mac Drive di bilanciamento dei pesi che ti permette di lanciare il minnow a lunghissima distanza e bucare letteralmente l'aria. Quando entri in acqua, già dalle prime giarcate vediamo che è un minnow disegnato alla perfezione. Le prime giarcate mi spostano il minnow a destra e a sinistra, poi resta esattamente su spending, poi continuiamo a giarcarlo, lui si sposta molto lateralmente e in base alla forza che noi diamo alla nostra giarcata cambia l'ampiezza del nostro movimento del minnow. L'Orbit lo fa alla perfezione e abbina tutto questo a appunto delle rifiniture strepitose e delle ancorette di dimensioni veramente molto importanti. Le altre due misure sono il 130 e il 110. Il 110 è semplicemente più grande del 90 ed ha delle colorazioni anche molto particolari come questa che assomiglia a un gambero. Come vedete quando esce dalla confezione ha le ancorette legate, così evitate di incagliarvi le mani e state molto attenti perché le ancorette sono veramente molto affilate e questa è la misura 110. Poi abbiamo il Big, la misura 130, già utilizzata da me nel mio viaggio in Sardegna, come potete vedere è già bella massacrata come piace a me, ma le ancorette sono ancora perfette. Questo è sinonimo di
cura dell'artificiale. ZipBait cura gli artificiali in maniera maniacale. Questo è anche uno dei motivi per cui ne fa pochi, ma fatti molto molto bene. Sono tutti minnow che scendono intorno al metro di profondità circa, dai 50 al metro, proprio quelli perfetti per sospendere di sopra degli erbai, per essere lanciati contro la sponda da molto lontano, fare un paio di gercate sopra un albero sommerso, magari per poi lasciare il jerk assolutamente fermo, in particolare in questo periodo dell'anno. In Italia per adesso sono arrivati solo le misure 110, però dal prossimo anno sicuramente arriverà anche la misura 90 e la misura 130. Intanto, se volete provare ad avvicinarvi agli airbait di ZipBait, i 110 è già disponibile. Ora parliamo di un must, di uno degli artificiali più conosciuti in assoluto di ZipBait, che è il B-Switcher. Il B-Switcher in Italia per adesso è presente solo nella misura 3.0, che secondo me è quella perfetta in assoluto per il mercato italiano e per la pesca nelle nostre acque in generale. Cioè è proprio la misura giusta, scende intorno ai 3 metri ed è un crank veramente molto bello e rifinito. Non è molto grande come corpo, come vedete il corpo non è gigantesco, ma una bella paletta che lo fa scendere in profondità. E questa è una cosa che mi piace molto. Non è facile trovare dei crank che abbiano un corpo piccolo ma che scendono molto in profondità. Il movimento è perfetto, vibra alla perfezione, non è un movimento estremamente ampio ma un movimento molto molto accattivante per il bass, e anche qua le ancorette sono perfette, sono di una bella dimensione, sono grandi, permettono di salpare i bass anche di dimensioni molto importanti. Le colorazioni le vedete da soli, sono veramente belle belle. Guardate queste rifiniture di color gambero che vanno dal rosso, che vanno dall'arancio, che vanno dal giallo, che vanno a queste striature proprio del corpo del gambero. Sono super imitativi. Questa è la misura 3.0, però ZipBait mi ha mandato anche un cioccolatino, cioè l'1.0. Guardate che bello che è l'1.0. Speriamo che sia presto disponibile in tutti i negozi italiani. È piccolo, scende molto meno del 3.0, vedete che ha la paletta squadrata, quindi perfetto per essere recuperato intorno alle cover, per essere lanciato vicino ai sassi, leggermente sopra gli alberi. E le rifiniture, ragazzi, guardate questo campione che mi ha mandato, è veramente strepitoso. Ricordatevi questo nome, i crank di ZipBait si chiamano B-Switcher. Infine, non poteva mancare una novità. La novità di ZipBait del 2020 è stata il Camshin. Questo super gercone bellissimo, ragazzi, è bellissimo, è veramente bello. Guardate anche dentro la sua confezione, così ne approfitto per farvi vedere le confezioni, che sono veramente molto belle, molto accattivanti, in classico Japan style, sono fatte veramente molto bene e sono curate anche loro oltre agli artificiali. Beh, questo Camshin a me piace veramente tanto. È un artificiale che scende poco, lo vedete, ha una paletta molto accentuata, quindi sicuramente sarà un artificiale che non scende tantissimo. Ha questa forma che assomiglia all'Orbit, ma più panciuta, più raccolta nella parte superiore della schiena, quindi assomiglia perfettamente magari a un piccolo persico reale. E quindi in tutti quei posti in cui il persico reale è molto presente e il bass si alimenta anche di persico reale, questo può essere veramente un killer per le nostre catture. Dimensioni delle ancorette giganti, come potete vedere, sono veramente molto grandi, perfetto per i pesci di grandi dimensioni, che sono appunto quelli che noi andiamo a insidiare con una dimensione di un artificiale come questo. È presente in misura unica, ma in tanti colori. È già arrivato in Italia, quindi sono molto felice perché le novità sicuramente potrò dargli qualche cattura in più per presentare appunto un'esca differente ai vostri bass che magari sono già un po' abituati alla solita esca. Le rifiniture sono top e quindi sicuramente in acque trasparenti possono fare una grande differenza. Su tutti i prodotti di ZipBait non avete sicuramente bisogno di domandare a settare un po' l'artificiale. Capita spesso che quando noi andiamo a avvicinarsi a artificiali poco costosi, comunque un pochino cheap, come dicono gli americani, bisogna poi tutte le volte risettare la paletta, bisogna prendere la pinza, spostare l'anellino per fargli andare esattamente dritti come vogliamo noi. Ecco, con ZipBait questo problema non ce l'abbiamo. ZipBait è un'azienda che testa ogni artificiale prima di farlo uscire, vanno perfettamente dritti, sono già pronti all'uso. E soprattutto la cosa molto bella è che tendono a rovinarsi poco. Come vedete il 130, io ci ho fatto una settimana intera di pesca
in Sardegna ed è leggermente rovinato, ma dalle ancorette, non sicuramente dalle catture che sono state fatte in quella settimana. Gli artificiali, la colorazione tende ad essere perfetta, non si scolora, non si svernicia, non esce la vernice dopo poche catture, ma resta su, molto bella, molto interessante, e anche la paletta è ancora perfetta, come vedete leggermente segnata quando l'ho lanciato intorno ai sassi, anche perché io i minnow ci pesco intorno ai sassi, spesso come faccio a crank, quindi lo lancio contro la sponda, faccio un paio di giarcate, magari se i primi sassi sono molto vicini all'acqua, la paletta può un pochino rovinarsi, qua in questo caso si è rovinata veramente pochissimo. L'anellino è estremamente robusto e le ancorette, ragazzi, sono bellissime e sono molto molto importanti. Quindi sono felice di aver fatto questa panoramica sulle nuove esche Zip Bait che sono già presenti sul mercato. In descrizione vi metto il nome del sito che ce li ha già disponibili qua in Italia, e poi speriamo che dal prossimo anno, ma io spero già da fine anno, ma molto probabilmente sarà più da gennaio-febbraio, di avere tutta la gamma Zip Bait in casa pronta per catturare. Ricordatevi che le hard bait, ragazzi, sono dei super artificiali. Spesso mi viene detto, ma sì, io però non ho voglia di lanciare l'esca in acqua perché la perdo, soprattutto i crank. Ragazzi, con qualche piccolo accorgimento, andate a guardare i video sul canale YouTube dove vi spiego dove pescare in particolare a crank senza incagliarvi, e così prendete più confidenza con questi artificiali e sicuramente vi regaleranno delle grandi soddisfazioni come hanno fatto a me adesso e nel tempo, ma anche a tantissimi altri pescatori. Quindi, go hard bait e go Zip Bait. Come sempre vi aspetto sui social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sopra la campanellina, vi aspetto ogni giorno su Instagram, su TikTok, su Facebook, e ci vediamo tutti i giorni per condividere questa bellissima passione insieme. In bocca al bass!